Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Age of Empires 3, la versione che è uscita per Steam. Riprende in mano un gioco uscito in Italia nel 2005. Io, cresciuto a scuole medie, insomma, con Age of Empires 1 e 2, non avevo mai giocato all'Age of Empires 3, per quanto avessi degli amici appassionati davvero tanto a questa serie, l'avevo visto, diciamo, da loro. È un gioco dove hanno aggiunto, adesso vi salto l'introduzione, hanno aggiunto delle nuove razze, insomma il menu rievoca un pochino quello che era il menu una volta, ed è un gioco che desidero ringraziare Xbox Game Studios, dopo anche, cioè, una piccola collaborazione nata da poco, anche per portare Tell Me Why sul canale, il loro gioco che stanno distribuendo. Quindi è un grandissimo onore. Lo andiamo a vedere così velocemente all'inizio, giusto per fare un recap di quello che è questo gioco, di vedere che sensazioni suscita in me. Ho voluto farlo così alla blind insieme a voi. Abbiamo diversi layout, perché ricordo che questo gioco ridusse le risorse, erano un botto di più nei vecchi Age of Empires. Legno, pietra e cibo, mi pare, ed erano di più nei precedenti, quindi avevano un pochino semplificato. Infatti Age of Empires 2 resta uno dei titoli più belli di questa saga. Questo è il 3, che comunque riprende in mano comunque la saga, e per un appassionato è una cosa d'obbligo. Allora abbiamo la Wii predefinita, la definitiva con questa cosa, e la classica. Questa è la classica, che mi ricorda tra l'altro molto la... Vabbè, proviamo questa, facciamo la predefinita. Ok, abbiamo diverse possibilità di fare battaglie storiche. In questo caso abbiamo la battaglia di Algeri. Abbiamo la modalità schermaglia. Abbiamo la modalità multiplayer, dove possiamo andare a giocare anche sfruttando la linea sia LAN che internet, sfruttando l'Xbox. Infatti qua in alto vedete l'accesso Xbox Live. Abbiamo la città madre, che questa è una cosa che devo capire, perché vedete che qua ci sono le varie cose, si possono andare a vedere e personalizzare le città madre spendendo esperienze ottenute giocando alle partite schermali multigiocatori. Sì, una sorta di cosa di, diciamo, da portare avanti giocando e guadagnando punti online, cosa interessante. L'arte della guerra, che è una sorta di diciamo cinematiche, dove ci porteranno a guardare... Ah, ok, devo guardare il filmato prima di... Ok, no, sono dei filmati che poi ci porteranno ad affrontare delle sfide. Allora, stiamo giocando... Strumenti? Perché mi ricordo che c'è anche un editor. Sì, infatti, eccolo qua, l'editor e esercitazione. No, vabbè, ma noi perché? Iniziamo la modalità storia. Vi ricordo che questo titolo include tutto. Le espansioni che sono uscite per Age of Empires 3, ci sono i vari atti, il falco sbarca a Malta, abbiamo i vari capitoli, questo della prima, fuoco e ombra e gli audenosi, e poi qua abbiamo le dinastie asiatiche con la lenta marcia della morte. Ma iniziamo dalla prima, così giusto per vedere. Visualizza città madre, non lo possiamo fare. Il gioco è completamente in italiano, come potete vedere, e dovrebbe essere anche doppiato in italiano. Verso la fine del XVI secolo, i cavalieri di San Giovanni difesero la loro ultima roccaforte sull'isola di Malta, nel Mediterraneo, dall'invasione degli ottomani. La storia che portò la mia famiglia a stabilirsi nel nuovo mondo comincia con l'assedio di Malta, ultima roccaforte dell'ordine dei cavalieri crociati. Ecco com'è andata. Il mio antenato, Morgan Black, militava nei Cavalieri di San Giovanni, che difesero l'isola da Saing ai suoi ottomani. Il resto? Beh, come molte storie familiari, è difficile separare la verità dalla leggenda. Una delle novità che aggiunse Age of Empires 3 fu l'introduzione del motore grafico AVOC, che aggiunse la tridimensionalità, cosa che in Age of Empires 2 non c'era. Morgan. Gli ottomani sono sbarcati. Cosa che sono secondo migliaio, me non era poi così indispensabile. Comunque, un parere. È ancora al comando dei cavalieri e ordina di bloccare. Vi dico la verità, graficamente non è, qui, diciamo, lo stato dell'arte. Sono finite e il tuo ordine ormai ne è solo una reliquia. Però
Non sono ancora pronto a morire, Falco. Il mio parere è quello che Geoff Empire stare questo, questa sorta di remaster. Insomma, è stato un modo per poter portare un gioco ai nostalgici o a chi non ha avuto la fortuna di giocare giochi di questo tipo. Perché tante volte avere giochi molto vecchi portava magari lo schermo in 4 terzi con le bande nere laterali, piuttosto che qualche incompatibilità con i nuovi sistemi operativi. Quindi il mio punto di vista è questo. Sposta la balestra nel muro frontale per attaccare. Ok. Infatti non ci si muove con Vast, ma muovendoci ai lati del mouse. Allora, ovviamente si va a selezionare, si va a puntare col tasto destro, ma qua in questo caso non stiamo facendo granché. Qua dietro poi ci sono, c'è tutto il villaggio che ci genera le... E qua possiamo andare ad attaccare. Scusate, ho dato la mano a lui prima. Ok, qua abbiamo la caserma. Adesso appena finisce questa cosa il gioco ci deve introdurre alle meccaniche. Però diciamo che io tante cose le metto per scontato e non sto lì a spiegarle, ma in realtà dovrei. Infatti questo è un gioco vecchio stile e quello che può rispecchiare un pochino questa modalità è un pochino lo Spellforce, anche se Spellforce, a parte essere fantasy, introduce anche delle meccaniche del gioco di ruolo. Però insomma il fatto di avere, intanto qua abbiamo ancora un sacco di gente. La cosa interessante è che scusate, adesso sto combattendo, ma selezionando un posto possiamo andare a generare, spendendo delle risorse, delle armate. Metto qualcuno qua così almeno difendiamo. Infatti ci hanno spianato tutti. Difende il posto di comando del forte. Sì, stiamo, è quello che stiamo facendo. Abbiamo più caserme, abbiamo 4 caserme all'interno, tutte generano più o meno le stesse cose, quindi non so nemmeno se ci sta scalando risorse, quindi alla fine abbondiamo, generiamo, ce ne fa fare 4, quindi possiamo fare più cose insieme, più cose contemporaneamente, quindi facciamole e portiamo fuori tutta la gente possibile a combattere. Da vicino vedete che si vede che comunque non è... io adesso ho impostato tutto a ultra, ma... Eroe cavaliere, ok, avevamo buttato giù il cavaliere perché poi ci sono i personaggi storici che sono presenti. E poi sono doppiati. È morto di nuovo la cavalleria ottomana. L'abbiamo spianata ma non è finita. Aspettate, cortesemente. Ok, bravi, buttate giù anche lui. Intanto qua vedete la coda di produzione, la mappa, ovviamente le risorse sono qua in basso, me le aspettavo in alto. Vengono rigenerate perché... Quello può servirvi come spiegazione. Andiamo. Perché in pratica quello che voi, le risorse che avete, vi vengono generate dagli edifici che avete qui. Quindi vedete che i villici, adesso non c'è molta enfasi su questa cosa perché siamo immersi nella battaglia. Però in Age of Empires, a parte fare la battaglia, le battaglie navali, insomma muovere navi, si va a creare un villaggio, si va a creare un sistema che ci consente di generare infinito cibo, in questo caso del mulino. Quindi io adesso devo dare ordini ancora di produrre ancora gente. Io li produco a caso, qua in realtà possiamo fare il balestriere, il picchiere e quello con la spada, quindi con la picca, con la balestra e la spada. Intanto portiamo fuori ancora un po' di gente e continuano ad arrivare. E la cavalleria, ogni istante della mia vita è un'agonia. Che motivazione.
Signore, i turchi stanno preparando le bombarde grandi. Come possiamo difenderci con picche e munizioni? Non possiamo, ci serve la cavalleria. Dobbiamo segnalare la comandante a lei e agli altri cavalieri, anche perché ci stanno sparando col cannone adesso, quindi... Porta dei coloni in cima alla collina a ovest e accendi il fuoco di segnalazione. Ok, prendiamo dei coloni e li portiamo in cima. Allora, voi che tagliate il legno, portiamo dei coloni qua, ok. Mentre che stiamo mandando dei coloni, vieni anche tu, dai. E accendiamo il fuoco di segnalazione. Ok. E loro intanto vanno e camminano. Intanto noi qua stiamo difendendo l'attacco. Ma in realtà stiamo avendo dei problemi. Questi qui sparano non sempre, devono avere il tempo di ricaricare. Quindi in questo tempo cerchiamo di resistere a questo assalto. I franchi stanno cercando di inviare un segnale dalla collina. Affiancali con una nave e attacca quei coloni. Accendete, accendete. Per la mal di Dio. Ci stanno attaccando. Morgan, gli ottomani ci fiancheggiano per provare ad attaccare i coloni sulla collina. Ok. Dovremmo sbrigarci allora. Porta sì, sbrighiamoci, siete segreti. Prendere quei coloni. Se muoiono, moriremo anche noi. Ok, voi difendete, io mando della gente su a difenderli. Ok. Usa i coloni per raccogliere il legname, difendi il posto di comando del forte. Sì, stiamo difendendo tutto il difendibile, ma qua facciamo quello che possiamo anche noi, ma tra un po' entreranno in città, quindi bisogna darsi una mossa. Li sto mandando su 3 soldati, ma in realtà non dureranno molto, ho paura. Ce l'abbiamo fatta. Oh, bravi. La segnalazione è acceso. Ok, bravi, voi state qua e difendete. Infatti vedete che stavano arrivando adesso, ma... Adesso cerchiamo di sistemarli. Speriamo che arrivi qualcuno perché qua. Spero che Alain stia arrivando. Ok, li abbiamo spianati anche se siamo rimasti in pochi. Ok, perfetto. Poi ci sono all'interno di ogni unità che andiamo a muovere, singola. Ognuno ha le sue abilità, quindi la possibilità di metterli in modalità copertura, in difesa, insomma. Alain è arrivato e ci sta difendendo, perfetto. Dai, continuate a generare armate voi, dai. Beh, il parco non può opporsi alla mia cavalleria pesante. Continua, Morgan, distruggi quei cannoni. Sì, mio signore. Invia la cavalleria al forte e spazza via quelle bombarde. Andiamo. Avanti! È arrivata la cavalleria. Anche qui c'è quella sorta di tipo di combattimento un po' alla carta forbice sasso, nel senso che il picchiere uccide quello con la spada, insomma, e la cavalleria uccide i cannoni, cioè si capisce chiaramente da qui che vanno giù come Occupiamo niente. Gran bel lavoro, uomini. Abbiamo sconfitto il falco per ora. Perfetto, abbiamo vinto la prima avventura. Allora, si va avanti con i vari atti, con i vari capitoli. E qua adesso ci va a spiegare anche il discorso della città madre. Mentre gioca le missioni in modalità storia di Age of Empires 3, acquisire esperienze, così tutte le azioni intraprese. In un'altra schermata città madre puoi verificare quanta esperienza ti occorre per ottenere un nuovo livello. Ogni volta che raggiungi un nuovo livello potrai accedere a questa finestra e scegliere una nuova carta per la città madre di uno degli edifici. Dovrebbe darci dei vantaggi diversi in multiplayer in inizio. Scegli nuove carte. Ah, figo. L'ammiragliato con un galeone. Ho scelto questa carta. Certo. Va bene. Quindi. Allora, vedete che qua abbiamo atto 1 con varie missioni. Quindi voglio fare, vedete, 3% di completato, gli dico continua e andiamo a continuare l'avventura. Vedete, non ho mai giocato a Age of Empires 3, infatti mi ricordo che il 2 comunque era ambientato anni prima, forse 1400 questo, forse non dobbiamo combatterci qualche anno dopo. Non discuti mai gli ordini stupidi? Perché vi chiami così? Sono scozzese. Per me tutti voi europei siete franchi. Se non apri gli occhi, Morgan, tu e i tuoi patetici cavalieri non conterete nulla nel mondo moderno. Ben fatto, Morgan. I turchi sì, poi c'è anche una forte componente storica, perché appunto ogni cosa che fate è, diciamo, collegata da una sequenza video o da una sequenza animata parlata come questa. Ovviamente, in conclusione, che cos'è Age of Empires 3?
ma Age of Empires in generale è uno strategico puro, come lo avete, lo state vedendo adesso, come lo avete già giocato. Signore, ci attaccano. Ovviamente, se amate i giochi di ruolo, questo non è un gioco di ruolo, non è Spellforce a cui l'ho accostato all'inizio. Sicuramente dovete essere dei grandi appassionati di questo tipo di gioco. E questo io lo posso dire perché io non ho mai, diciamo, non sono mai stato un appassionato, nel senso che non è che mi facciano schifo, però preferisco altre cose magari per intrattenermi, insomma. Ma me ne rendo conto perché io ho avuto tanti amici veramente appassionati che ci passavano le ore e le notti su giochi del genere, quindi... è proprio una cosa, la possibilità magari di dividere delle truppe, vedete come sto facendo io per poter attaccare su più fronti, seguire le missioni, fare le schermaglie online, quindi sfidare amici, sfidare gente online, quindi è davvero interessante come cosa. Io adesso voglio fare, abbandonare la partita in corso e voglio andare a vedere com'è messo il comparto online, perché è l'ultima cosa che magari alcuni di voi può interessare. La modalità multiplayer, vediamo, esploriamo le partite e vediamo, perché qua io non ho proprio gente ci giochi e direi che di gente che gioca ce n'è parecchia, quindi molto molto bene questa cosa, perché in tanti altri giochi mi aspettavo che non ci fosse nessuno, invece vediamo un'iniziativa partita casuale, abbiamo il tipo di partita deathmatch, scenario, supremazia, ed è interessante perché comunque noi poi possiamo andare a costruire le varie strutture dai coloni, fargli tagliare la legna, costruire la caserma, costruire, vabbè, il centro città c'è già, la capanna, vabbè, quello del boscaiolo, insomma, il lavoratore che raccoglie il cibo, la pietra, il legno, e poi iniziare con le varie cose che ci producono la cavalleria piuttosto che i soldati semplici di vario tipo. Poi è possibile spendere risorse poi per aggiornare questi edifici. Semplice, nulla di nuovo, però questa, portare Age of Empires 3, è stata un'opportunità concessami da Xbox Game Studios, che ringrazio ancora una volta. Spero che abbiate gradito così questa parentesi su un gioco diverso, diciamo non propriamente indie, però giusto così, per magari avete il dubbio, chissà com'è, poi magari seguite dei gameplay dove giocano, fanno l'avventura e non analizzano a grandi linee questa cosa, spero di avervi fatto, ripeto, cosa gradita ad avervelo portato. Detto questo, io vi ringrazio, vi rimando al prossimo video gameplay, lasciatemi i commenti qua sotto come al solito, e alla prossima, e ciao ciao!